Ma allora questa via di fuga a cosa serve? Non lo so io per cosa serve. Io questa via di fuga non lo so per cosa serve. Cosa serve per fare a via Rossini per andarmi a Carlentini, sempre con la macchina? Non ci posso andare là sotto a piedi io. A che cosa è servito realizzare una via di fuga nel cuore del centro storico di Lentini, quando gli abitanti di via San Paolo non ne possono usufruire perché bloccati da un muro che non può essere abbattuto? E ancora, come mai la via di fuga non è stata realizzata allo stesso livello stradale di via San Paolo, mentre c'è un dislivello di circa 5 metri di profondità? Questo e altro nel servizio speciale che andrà in onda su Telepegaso.